Quante mosche che c'hai! Oh, poverino! Ti infastidiscono, ma guarda che lavoro! Povero signor cavallo! Intanto abbiamo approfittato anche di un bello steccatino che è laggiù e abbiamo fatto un po' di bucato. Buongiorno viaggiatori! Siamo Mark e Miki. Dopo aver viaggiato nei 5 continenti con tutti i mezzi di trasporto, da qualche anno ci spostiamo con la Belva, un fuoristrada camperizzato con tenda sul tetto. In questo nuovo viaggio vi porteremo in Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan. Iscrivetevi al canale per seguire le nostre avventure. Ciao! Qui intanto più avanti la strada continua e si arriva proprio sulla sponda del fiume. Guardate che oasi di pace! C'è l'erbetta che arriva proprio fino in fondo al ruscello, al fiume. E qui abbiamo visto che i bambini del posto vengono a fare il bagno. Più in fondo qua giù si trova il paese. Lassù in cima, invece, lassù c'è la strada principale, quindi abbiamo deviato poco dal nostro percorso. È veramente un piccolo angolo di paradiso questo. Intanto, mentre passeggiamo qua, vi voglio raccontare ancora qualcosa del viaggio di Alex in bicicletta. Allora, partito da Parigi, ci ha spiegato che ha fatto tutto via terra fino qua in Georgia. Non ha preso traghetti, non ha preso niente, quindi ha fatto tutta la costa, Albania, Grecia, Turchia. E adesso in Georgia arriverà fino a Tbilisi. A Tbilisi ci ha detto che prenderà l'aereo, caricherà la bicicletta sull'aereo perché per arrivare in Uzbekistan, altrimenti deve attraversare delle zone troppo desertiche, e lui riesce a fare da 60 a 80 km al giorno in bicicletta, per cui ho detto che per lui sarebbe troppo e soprattutto troppo caldo. Quindi imbarcherà la bicicletta e prenderà l'aereo e arriverà poi in Uzbekistan, e da lì ha intenzione di girare un po' per quella parte dell'Asia centrale, quindi Uzbekistan e Kirghizistan, ci ha detto. E bel progetto, ottima idea. Per quanto riguarda il suo modo di viaggiare, ci ha detto Alex che la bici pesa 16 kg, mentre invece i bagagli che ha a bordo sono all'incirca 25 kg. Ragazzi, vi facciamo vedere, vi facciamo anzi conoscere un mitico viaggiatore, o siccome è francese, si chiama Alex, viene da Parigi. Da Parigi all'Asia, tutto in bicicletta, con la sua bicicletta. Adesso qui lui è accampato qua vicino a noi, ma si è creato una vera e propria maison, la maison di Alex. Buongiorno. Parla anche un po' di italiano. Allora, innanzitutto, Alex, le vélo, fantastico. Lui con questo ha percorso con bien des kilomètres 6.000. 6.000 km fino a qua, pensate, ma a parte tutto l'equipaggiamento, praticamente ha anche una presa USB che ricarica mentre pedala, però quello deve pedalare. Guardate, bellissimo il sellino, la bandiera della Francia che ci ha detto ha acquistato in un negozio di barche, in un boat shop, e qua ha tutta la sua attrezzatura. Il totale del peso della sua attrezzatura sono 25 kg l'attrezzatura e 16 kg la bicicletta, e lui deve pedalare. Arriverà fino all'Asia centrale, fino in Uzbekistan. Adesso da Tbilisi prenderà l'aereo per arrivare fino all'Asia centrale. Il suo viaggio continuerà. Ci ha detto che sta facendo un viaggio meraviglioso e ha preso un anno sabbatico. E ha fatto molto bene a tutta la nostra Immagino promozione. molto. Grande Alex, merci. Doveva, avec plaisir. Ragazzi, al paese qui vicino c'è una festa. Li stanno dando giù di musica e fuochi d'artificio. Guardate che spettacolo! Abbiamo un posto in prima fila. Ma cosa stiamo facendo di notte? Allora, ve lo spiego molto brevemente. In sostanza eravamo lì, belli tranquilli, dovevamo ancora andare su, stavamo per farlo,
sono arrivati tipo quattro macchine di georgiani che hanno sfrattato il nostro amico francese dal suo angolino, insomma, che sarà ricavato della serie vattene, perché noi stiamo qua e forse giù di qua, e l'hanno, insomma, l'hanno sfrattato, e quindi adesso si sono messi lì in sostanza, tanto avrebbero acceso barbecue, avrebbero fatto la musica, ci sono proprio voluti infilare a tutti i costi perché non era il caso, e quindi anche noi abbiamo deciso di andare via perché abbiamo visto che tanto se no la serata sarebbe stata complicata. Vabbè, comunque già lì c'è l'acqua per la mattina. Allora, domattina ve lo sapremo dire con maggiore esattezza. Comunque, mi sa che su per giù dovremmo essere davanti a un cimitero. E vediamo se qua, nel regno della pace eterna, si trova posto. Si trova posto, anche noi ce la facciamo a dormire. Due su due, eh? Sì. Mark, ma te pensi che stasera ci riusciremo a dormire? Non lo so. Sono due sere di seguito che ci infastidiscono. Bella mi Turchia. Dai che ce la facciamo. Cercheremo di spostarci domani verso le montagne più montagnose, così almeno, non so, lì ci sarà nessuno. Ma speriamo. Buongiorno viaggiatori. Dalla Georgia. Senza dubbio abbiamo dormito in un posto, alla fine quello del trasferimento è stato un posto tranquillo, perché vi faccio vedere adesso che è giorno, perché non l'avevamo visto nemmeno noi esattamente, comunque l'avevamo subodorato. Siamo proprio davanti a un cimitero, sì sì, è proprio un cimitero, eccolo lì, e almeno nella strada qua non è passato nessuno, almeno non è venuto nessuno a bere e a fare chiasso fino a tarda notte. Diciamo che dai, alla fine qua è stato molto tranquillo. Adesso qua è un po' bruttoccio per fare colazione, insomma, magari ci spostiamo e riprendiamo la nostra strada che è qua a dritto, per poi tornare lassù sopra dove c'è la strada principale che ci porta in direzione del confine della Russia. Quindi rifacciamo, si chiude l'hotel e si riparte. Intanto approfittiamo perché qui vicino c'è anche una fontanella, facciamo acqua e così poi si riparte. Questo diciamo che è l'ingresso al paese, e la bella zona verde dove eravamo invece noi ieri è tipo laggiù, di là dal fiume. Che peccato! E non abbiamo rincontrato il nostro amico Alex. E lui si è spostato, non sappiamo qua nel buio esattamente lui dove è andato, non abbiamo cercato il primo posto utile, ci siamo salutati. Mentre eravamo a fare il rifornimento dell'acqua, ci... Intanto buongiorno da Marco! Risveglio a queste notti un po' così importanti. No, allora, vi raccontiamo un attimo, è venuto a salutarci Alex, del ciclista francese, che prende si era messo poco sotto il fiume, ci ha visto e è venuto a farci un saluto. E praticamente, insomma, ci ha spiegato che ieri sera l'avevamo visto, perché avevamo visto, insomma, i gesti, non gli hanno proprio bene. Detto, sì, un po' in malo modo gli hanno detto della serie, vai via perché qua c'è il tavolo, noi veniamo e mangiamo qua e te devi andare via. Ha detto non sono stati molto amichevoli, infatti avevamo già visto l'andazzo e avevamo visto già anche la quantità di bottiglie che stavano scaricando, per cui abbiamo detto qui la serata è diventerà lunga. Molto ma molto lunga, infatti siamo andati tutti via. Vabbè, quindi lui percorrerà la sua strada, continua la sua strada e noi continuiamo la nostra strada verso il confine con la Russia, e da qui all'incirca mancano 270 km al confine. Faremo comunque un'altra tappa, non si sa, anche due, boh, guardiamo un attimo e decidiamo strada facendo. Comunque intanto ci sono 19 gradi, ancora presto, e niente, comunque la strada, essendo la principale, è già bella trafficata. Il viaggio continua. Stiamo percorrendo un pezzo di autostrada georgiana, e la cosa buona delle autostrade georgiane è che sono completamente gratuite. Quindi, bene, proseguiamo. Un bel risparmio, no? Un bel risparmio. Perché sei così linea? Ma non sono così!
Zillina! Sono informazioni pratiche queste! A te è solo un piacere queste cose. Sai che cosa sei? Sei un marito orribile. Mi fa passare veramente male da quello che non so. Ma che persona orribile! Lo sai che per i viaggi non ci sono limiti. Quindi, tanti consigli, proseguiamo. Ma guarda un po' oggi cosa facciamo. Oggi si fa lo sterrato sul lago di Tbilisi, soprattutto con delle buche gigantesche. E vediamo un po' se troviamo un posticino tutto per noi. Guardate che panorama fantastico. Allora, intanto questa è la nostra strada, tutta in pendenza. Ma la cosa che vi voglio far vedere mentre siamo tutti in pendenza è un'altra. È il fatto che, cioè, vedete quel monumento gigante laggiù in fondo in fondo? Allora, quello là si chiama Cronache della Georgia. È un monumento composto da delle pietre colossali dove in sostanza è raccontata tutta la storia della Georgia. Se lo volete vedere, andate nei nostri video dell'anno scorso dove parliamo di Tbilisi e siamo stati anche a quello splendido monumento. Intanto stiamo continuando a circumnavigare il lago per trovare uno spottino. Come avrete capito, qua il campeggio è totalmente libero e infatti è assolutamente frequentato da pescatori e locali. L'arte del livellamento di Mark, che adesso stabilisce se siamo giusti. Aspettate, siamo giusti? Mark ha detto penso di sì. Perfetto, ragazzi, abbiamo il posto! Woo! Mark, ma adesso tu che tutto sai, ci spiegherai perché questo lago si chiama mare. Vai, spiegaci perché questo lago si chiama mare. Ma ce l'hai anche sullo sfondo, guarda che bello. Lo chiamano mare. Loro lo chiamano mare, ma se no non è un mare, è un lago. È un lago, è un lago, è il nome di Tbilisi. Di Tbilisi. E che cos'è Tbilisi? Ma è Georgiani, è la capitale dei georgiani. Bravo, la capitale della Georgia. Allora vi sei un sacco di cose. Tante cose. Va bene. Sono distante a sentire qua. Va bene. In sostanza qua ci avevamo fatto una tappa anche nel viaggio dell'anno scorso perché ci siamo trovati bene, si sta benissimo, c'è questo pratone, c'è questo lago azzurrissimo e appunto sì, lo chiamano mare di Tbilisi, ma in realtà è un lago, ma è considerato dai locali, diciamo, come se fosse il loro mare. Ok. Adesso ci stabiliamo e vi volevo anche dare questa nota di aggiornamento. Abbiamo schilometrato, ma non abbiamo fatto neanche colazione, per cui suppongo che quella di oggi diventerà una colazione, pranzo, merenda, cena, tutto. Intanto ci tendaliamo e si apre tutto. E voilà. Oh, tutto aperto. Guardate che bella situazione. Intanto Mark ha messo il tendalino fuori e vai, e facciamo prendere aria alla casa. Oggi il signor chef ci presenta un piatto diverso dal solito. Avevamo delle patate, ci ha infilato dentro i würstel, giusto? Sì. E pomodoro. E fatto cuocere come la ricetta della nonna, e quello che viene fuori adesso ce lo mangiamo. Vista lago, abbiamo anche la compagnia delle signore mucche e sono anche temerarie. Oh, lì quella là è già nell'acqua, guarda, fanno il bagnetto, si vede hanno caldo. Bravi mucche. Guardate che poi lì c'è la fanghiglia, ci rimanete dentro incastrate, è pericoloso, Non vi frega nulla. Ah, si litigano anche. Questa è un po' litigiosa, ogni tanto gli dà le cornate, è cattivella. Ah, perché mangiano tipo le canne che sono lassù in cima, vedi? Non lo sapevo che le mucche mangiavano le canne.
mucche georgiane. Volevo farti notare che oggi ho sia lavato che asciugato i piatti. E l'ho fatto perché in questi giorni hai guidato un sacco. Ah, solo per quello. E quindi ho pensato che saresti stato stanco. Solo per quello. E allora io ti ho voluto lavare e asciugare i piatti. No, perché non ti senti in colpa. No. Ah, solo per quello, via. Sì, stavo guardando. Sto pulendo. Io ci provo a non farlo lavorare. L'ho salvaguardato perché... Vabbè, lui ha cucinato, però io ho lavato, ho asciugato, insomma, no? E adesso invece di metterti... Però secondo me sai cosa potresti fare adesso? Ora lavo tutto il cencino. Dovresti, a parte lavare il cencino, secondo me dovresti metterti a montare un video. Ah, ecco. Ecco, questo. Me lo immaginavo. Io sono convinta che anche voi sarete d'accordo con me che deve montare un video. Poi scusate, l'ufficio è questo. Ora li lavo un attimo i piatti... di torno e poi guarda, l'ufficio è questo, la location è questa. Secondo me se monti un video fai un favore a tutti noi. Ora finisco di sciacquare questo. Va bene, allora grazie. Già, aveva lavato tutto. Stranamente non ho lavato questo. Guardate, guardate. Lancio. Oh! Questo. Delle volte lo fa veramente lungo. A volte. Vabbè, ma ascolta, ma anche se non te l'ho lavato quello lì, tanto la macchinetta del caffè, la moka va pulita solamente con l'acqua, non ci vuole il detersivo. Quindi 3 secondi lo pulisci. Vabbè, sono 3 secondi miei però, sì, e non tuoi. Tu hai. Io sistemo i piatti, metto tutto a posto in dispensina. Sì. Signor chef. Sì. Ma che cosa può cucinare un italiano? In Georgia, tipo, in stasera, così. Italiano in Georgia ha trovato nella dispensa le vongolette. E allora, visto che ho comprato gli spaghetti Barilla, è giunto il momento di farlo, capite? Allora, quindi stasera, signori, abbiamo spaghetto con sughettino di vongole e il profumo è notevole. Era un goccino d'olio crudo. Delicatezze da chef queste. E poi li fai fare ciaccia. E poi fa ciaccia. Se la faccio io la butto tutta di fuori. Secondo me è giunto il momento di mangiarla. Il sole sta tramontando e guardate la bellezza del monumento laggiù in fondo delle cronache della Georgia che si erge maestoso sulla collina e qui davanti praticamente ci sono tutte le lucine che si sono accese del lungo lago. Che atmosfera fantastica. Le sentite? Il concerto è iniziato. Che spettacolo. Noi e loro. Buongiorno viaggiatori! Dalla Georgia, guardate che posto dove siamo, ci troviamo sul mare di Tbilisi, che ha questo lago fantastico che si trova a qualche chilometro di distanza rispetto alla capitale. È veramente un posto bellissimo. Pensate che ieri sera a un certo punto è arrivato anche un po' di ventarello, per cui chiuso le finestre dalla parte del lago, abbiamo aperto solo le altre, però si sta veramente bene. Stamattina c'è una bella arietta e poco più avanti laggiù in fondo abbiamo visto ieri sera ci sono un sacco di pescatori che pescavano. Qua c'è stato il solito concerto di ranocchie e adesso scendiamo giù e si colaziona qui in riva al lago e poi si riparte. Ringraziamo il mare di Tbilisi, il lago, si chiama così, per lago. L'ospitalità sempre ottima e si riparte. Forse questa è l'ultima volta veramente che si vede. Dici? Ma guarda che c'è da tornare indietro dalla...
Ma da la Georgia. Però sì, è vero, non mi sa ricordo che non se si passa più alto. No, si passa da un altro confine. Chi lo sa? Vabbè. Va bene, se ci si ripassa ci ritorniamo. Ci ritorniamo perché ci siamo trovati bene, un bel wild camping. Adesso invece ripartiamo. La nostra intenzione di oggi è di arrivare, diciamo, il più possibile vicini con la Russia, a pochi chilometri, per poi sostare lì e domani attraversare il confine con la Russia. E trovare un ristorante che fa il kinkai. Ragazzi, non c'è pace, da ieri c'è da trovare un ristorante, no, da ieri, da quando siamo entrati in Georgia. E non me l'hanno fatto. Non gliel'hanno fatto, c'è da trovare un ristorante che faccia kinkai perché non si può, va trovato. Quindi ora vediamo lungo il percorso di trovarlo. Che ci possiamo... Lo troviamo. Se no saltiamo la fabbrica di kinkai. Ma che posticino è questo? Sempre bello, eh? Ed ecco qua che si risbuca sulla strada principale. Siamo usciti dalla pianetina e via. 150 km circa è la nostra nuova tappa. Il punto di questa strada che adesso percorreremo è che è sempre parecchio trafficata perché ci sono tutti i camion che vanno verso il confine con la Russia. La cintura me la metto subito. E quindi è lenta per quella, da una strada di montagna in realtà è un po' una frontiera. E sì, poi i tir, poi lo vedrete, tir e mucche. Aggiornamento sulla temperatura, ci sono già 29 gradi, ma noi andiamo in montagna. Ten. Ragazzi, siamo in una, direttamente in una produzione di kinkali, in un kinkalificio. Guardate che meraviglia. Queste qua sono fatte tutte a mano dalle signore. Che bello. Questa è proprio la produzione artigianale di kinkali. Vedete come fanno? Mettono il piano nella pasta, poi fanno il fagottino. Perfetto. Wow. Ok, così Mark è soddisfatto. Ma sei contento che abbiamo trovato il kinkalificio? Le signore ridevano come delle matte. Perché ha visto, le avevo già viste dalla strada, già mi ridevano. Bene, bene, kinkali a volontà. Happy journey, ci dicono in Georgia, buon viaggio. Grazie. Questo è un monumento che si trova lungo la strada, ma è come tutti i monumenti in questa parte qua del Caucaso, così. Non sono molto, ecco, esteticamente. Sono un po' del Caucaso, ecco. Non sono monumenti esteticamente, sono sempre un po' squadrati, un pochino, mettono un po' d'ansia, ecco. E sono questi qua, e beccateveli così, non c'è molto altro sulla strada. Qui sotto c'è un mega lago e tutte le persone si fermano a fare la fotografia. Intanto, davanti a noi abbiamo un Ruski con una cellula abitativa. Guarda, se ne sta tornando a casa sua. Cosa c'ha? È tutta decorata con il mare. Vabbè, intanto vi faccio vedere tutte le bancarelle qua lungo questo lago, dove c'è tantissima gente, tutti fermi a comprare cappellini. Ma che compreranno? Non si sa. Comunque, vabbè, il panorama sotto è bello, un bel blu. Vedere. Lungo la strada
è scritto sotto l'al. Questa scritta significa che questo cibo in sostanza viene preparato e venduto seguendo i dettami della tradizione islamica, perché chiaramente chi appartiene alla religione islamica ha dei precetti anche tutti particolari per la conservazione e per poter poi mangiare gli alimenti che sono diversi dai nostri. Quindi quando si trova questo cartello, significa che il ristorante è halal, quindi che segue i precetti della religione islamica. Allora, l'anno scorso siamo passati su questo ponte, no? Sempre in questa strada, e praticamente nello stesso punto c'erano le mucche, e quest'anno ce le ritroviamo, ma saranno quelle dell'anno scorso? Ciao mucche! Ciao! E non si spostano, guarda questa seduta! Siamo fermati in questo ameno ristorante, ma soprattutto ci siamo fermati qui perché Marco ha visto da fuori che c'era scritto Kinkali, e quindi guarda com'è bello lo sfondo, Marco, siamo su un terrazzo praticamente tutto strapanoramico e dintorno ci sono tutte queste casette. Questa in sostanza d'inverno è una località sciistica ed estate comunque è un posto sempre turistico per gli ameni prati e tutto il resto. Va bene, bando alle ciance e ordiniamo, via che Mark vuole mangiare i kinkali. Allora ragazzi, innanzitutto partiamo dalla bibita. Qua vendono questa limonata che è buonissima, c'ha un sottogusto quasi di, come se fosse una crema di limone, super dissetante. Mark chiaramente mi guarda sempre con sdegno quando faccio queste cose, perché la mangio insieme alle, la bevo insieme alle cose alle cose, ma insomma, ma che ti importa? Sei già ubriacata. E pensa che ancora devo iniziare e non bevo alcol. Oh vabbè, comunque sei strapanoramica con questo verde sul fondo. Bene, ci piace. Invece Mark ha preso una birra che ci ha detto, ragazzi, è tipica georgiana, infatti vedete qua c'è la bandiera, il nome è impronunciabile, tipo Natakotari, una cosa così, e è buona? Sì. Sì? Ah, bene. Oh, kinkali. Adesso Mark vi darà la dimostrazione pratica di come si mangiano. No, allora, no. Innanzitutto vanno mangiati con le mani, lo ci hanno, so, ci hanno detto. A me non mi piace. E quindi, mamma mia, come andrebbe, sono noioso. Questo qui andrebbe preso con le mani e poi. Esatto, mangiato. Invece Mark, invece che è delicatissimo. Così, vedi che si rompe. Allora, dentro in sostanza c'è la carne che durante la cottura fa, vedete, rilascia quella specie di brodino. E poi. E qui vedete Mark che. Quant'era che l'aspettavi? Un anno. Un poi, anno, ragazzi, che mi ossessionava con i kinkali, li volevo ordinare online. È leggermente piccantino, no? Sì. E la pasta, questa parte qui della pasta rimane un po' più crudina. È il top, in cima è il top. E poi c'è l'interno. E pensate che loro lo lasciano, vero? Abbiamo visto che i georgiani tendenzialmente... Che comunque, se guardate, è un cappello dello chef. Sì, è fatto a cappello di chef. Sì. Poi c'è tutto il brodino. Buono, che fa in sostanza il condimento, è come se fosse il nostro tordello. Però tutto dentro. Ma il condimento all'interno. Va bene, ti lascio ai tuoi kinkali, aspetto il mio piatto. Kachapuri, eccolo. Sì, perfetto. Yes. Questo è kachapuri. Thank you so much. Okay. Questo è kachapuri, ragazzi, che per me è una specie di droga. Questa specie di focaccia con dentro il formaggio, che goduria. Piccina la stellina, si è presa anche il funghi col formaggio. Che meraviglia! Che non gli bastava questi quarti di cacciapuri. Di cacciapuri? No, c'è, cioè queste qui che sono funghi in sostanza, cotti con tutto il formaggio sopra. Guarda che meraviglia! Wow! Ma lassù c'è anche l'hotel Carpe Diem. Cogli l'attimo, l'attimo va sempre colto. Viaggiate, viaggiate, viaggiate. Ma guarda come sono bellini questi hotel fatti così, ma molto caratteristici, carini. C'è un po' di fila e questo davanti è un ruski che senz'altro sta tornando a casa. Ma la cosa principale che volevamo dirvi è che questa parte della Georgia, cioè la Georgia in generale, la stiamo passando molto velocemente. Però ricordatevi che ci sono un sacchissimo di cose belle da vedere in Georgia e le potete trovare nei nostri video dell'anno scorso del viaggio in Caucaso, che abbiamo fatto benissimo, Georgia e Armenia.
Anche adesso si passa in un punto dove siamo vicini a un monumento tutto particolare, che è un monumento dedicato all'amicizia tra il popolo russo e quello georgiano. E magari così passando, se riesco, me lo faccio vedere. Allora, il monumento è quello laggiù sulla sinistra, ma diciamo che intorno nel frattempo ci hanno costruito, non lo so io, il Luna Park, perché c'è le montagne russe, ma che ci hanno messo? Non si sa. Non lo so. Vabbè, comunque il monumento è quello laggiù in fondo e si affaccia peraltro su un bellissimo canyon. Lassù c'è ancora la neve, eh? Siamo alti, ci sono 24 gradi in questo momento. Quelli lì bianchi che vedete sulla sinistra sono tutti gli accampamenti dei pastori nomadi, che in sostanza nel periodo estivo non portano il gregge qua a pascolare, perché come vedete i prati non mancano. Adesso sulla sinistra vedete queste formazioni particolari di travertino con acqua termale. Creano il traffico, vedi? Se ne stanno qua, ma come mai? Secondo me è perché sentono l'asfalto caldo. Stanno lì, non si muovono, guarda, 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 guarda. E creano il traffico.